vediamo Elena Curtoni che un po' diceva di aver trovato le sensazioni migliori, ha provato a gareggiare anche in gigante a Solden, magari entrerà in forma leggermente più avanti, però la vediamo in azione su una pista che le piace e dove ha vinto nella scorsa stagione, ma in discesa libera. Bene anche per Elena Curtoni, bella aderente al terreno, bella a seguire il tracciato, speriamo che non abbia inciso troppo con le lamine. Bene, no, in vantaggio benissimo. Sì, per Sofia nel primo intermedio non è mai velocissima, eh. È buono questo passaggio da gigantista per Elena, che... brava, la sta sciando come la grande anche lei, è veramente eccezionale Elena Curtoni e lo si è visto. Attenzione al cambio qui, volante forse leggermente larga, però è veloce, Un po' più lunga. No! Ma che peccato, che peccato, purtroppo si è fatta sbalzare. Uno scivola per aria, sì. E stava facendo una grandissima gara. Peccato, no, perché posto, aveva fatto molto bene fin lì Elena, eh. Era stata veramente brava, un po' lunga, vedi qua in questa parte, e si è trovata in un punto, qua ha preso proprio, si è incastrata. Ha gestito bene la caduta, sì, perché ha avvicinato i due sci e poi ha immediatamente perso velocità. Qui Goggia appena vede quello che succede ha alzato il braccio, quindi dovrebbe essere tutto ok, che è la cosa più importante. Se sarà tutto ok ci dispiace ovviamente, perché stava andando benissimo. Sì, peccato per Elena, però l'abbiamo vista di nuovo bene sul pezzo. Quindi in un attimo è sembrata aver ritrovato la forma migliore. Dispiace molto però, perché sono anche punti che se ne vanno, sono importante capire se stia bene.